Sono in compagnia di Vincenzo Bruno, Managing Director per Safilens. Grazie Vincenzo per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Parliamo di prodotti. Che cosa presentate quest'anno all'edizione di quest'anno di Mido? Quest'anno presentiamo la lente Open 30 Toric. È una lente torica di nuova generazione. Dopo il successo dell'anno scorso in cui abbiamo presentato la lente Open 30, una lente sferica in silicone, quest'anno cerchiamo di ribadire il nostro concetto di innovazione sulle lenti a contatto introducendo un nuovo sistema di stabilizzazione torica, il sistema Rollback, che prevede di rendere la vita più facile all'ottico riducendo il numero di parametri necessari per una lente a contatto torica. È un prodotto di alta tecnologia, di grande innovazione, a base di silicone, è una lente mensile con la tecnologia Fusion acido ialuronico più TSP, inoltre ha il sistema Rollback. Pertanto per l'azienda Safilens rappresenta il massimo della tecnologia da noi sviluppata. Ricerca, sviluppo, tecnologia, quali sono gli ingredienti segreti del successo delle vostre lenti? La nostra azienda cerca di portare un concetto un po' unico nel mondo della contattologia, ossia è un'azienda che propone lenti basate su materiali, idrogelo silicone e principi attivi. Laddove il mercato tendenzialmente si orienta esclusivamente su lenti a contatto basate su materiali. Noi abbiamo un concetto unico, una proposta unica ed un progetto di ricerca e sviluppo che proseguirà nel corso degli anni basato sull'interazione tra materiali e principi attivi. È un'azienda molto giovane, la tecnologia Open è nata nel 2013, pertanto abbiamo tantissima strada da fare nei prossimi anni. Strada da fare che immagino guarderà anche orizzonti più ampi rispetto all'Italia, per cui parliamo un po' di internazionalizzazione. Quali sono le performance della tua azienda all'estero? Bene, la Safilens è un'azienda che ha già una interessante quota di mercato in Italia, ma ovviamente il mercato italiano è un mercato abbastanza saturo e critico in questi anni, per cui la nostra idea è cercare di imporre le lenti sui mercati internazionali, cercando di conquistare la fiducia dei clienti anche in nazioni diverse dall'Italia. In questo momento abbiamo una presenza in Germania e in Regno Unito, in Inghilterra. Mercati molto ricettivi, mercati molto avanzati, mercati che guardano molto bene a tutto ciò che è nuovo, innovativo ed ad alta tecnologia. Per cui devo dire che nel 2013, ma molto più nel 2014, la Safilens sta riuscendo ad imporsi in Germania e nel Regno Unito, perché le nostre lenti hanno veramente un concetto di prodotto e qualcosa in più da offrire in paesi avanzati e molto sviluppati. Grazie Vincenzo per essere stato con noi e in bocca al lupo a Safilens per il Mido e ovviamente per il futuro. Crepi, grazie a voi e alla prossima edizione. Grazie.